Per questa città la tragedia delle Seil sicuramente ha un significato particolare, un monologo scritto da lei, ma come gli è venuta intanto questa idea? Ma guardi, l'idea in verità non è mia, è del direttore del Festival di Ravello che mi ha chiesto se volevo scrivere un monologo su questo tema, perché loro dedicano quest'anno tutto il festival al tema della follia e non c'è, credo, nessuna manifestazione più chiara di follia collettiva della Seil. Quindi ho provato a scriverlo perché non avevo mai scritto in forma di monologo e è venuto fuori un testo che, insomma, spero, penso, dalle prime letture sia abbastanza emozionante, perché racconta questo contrasto tra un momento di grande gioia, una partita di calcio, e la follia del sangue che si è sparso quel giorno e di 39 vite finite, di 600 feriti e della violenza che è diventata padrona della situazione. Perché quando si parla di calcio si usa un verbo che è giocare, e non si muore giocando, non si dovrebbe morire giocando. Il calcio è la parte ludica della nostra vita, in questi giorni siamo tutti presi dai mondiali di calcio, ci appassioniamo, ci arrabbiamo per un gioco, e quello è un gioco, e per fortuna che è nella nostra vita, perché ci aiuta a tenere in noi un po' di dimensione infantile o adolescenziale. E se c'è un luogo dove non dovrebbe comparire il sangue, la violenza, la morte, è esattamente uno stadio di calcio. Se in Italia ancora c'è chi cerca di portare le asce dentro gli stadi, macete, chi porta i coltelli, chi porta i razzi, gli striscioni razzisti, insomma. Perché? Perché l'Inghilterra ha avuto la forza di fare una duplice operazione, cioè da un lato ha tolto i fossati, le piste di atletica, ogni forma di sbarramento, e ha investito sulla responsabilità dei cittadini. Ha detto ai cittadini: noi vi facciamo vedere la partita nel modo migliore, però voi vi dovete comportare correttamente. L'altra cosa che ha fatto è essere molto dura nelle sanzioni, cioè se uno fa violenza in uno stadio sta in galera 3 anni, non è che dice la questura gli dice non andare allo stadio 3 volte, sta in galera 3 anni e allora si discute meglio. Grazie. Posso ufficialmente annunciare che il nuovo stadio di Pesana, quello della Marcata Pagliana, questo sarà intitolato alla memoria del presidente. Questa città è stata segnata 25 anni fa da un evento tragico collegato con i Seil, con lo stadio della morte, lo possiamo definire. Oggi si ricorda quella persona, quel ragazzo, Alberto Guarini, con una presenza significativa. Walter Veltroni, che ha scritto anche un libro dedicato a quella tragedia. Sì, noi abbiamo voluto approfittare nei 25 anni di ricordarlo con una cerimonia particolare, una manifestazione particolare, che è questa della presentazione del libro di Walter Veltroni. Deve essere un monito per tutti, dobbiamo riflettere su ciò che sono i limiti della mente umana quando non riescono a traguardare quelli che devono essere i valori veri della vita. E anche nello sport a volte non è purtroppo il primo caso, questo è stato il caso più eclatante che ha colpito tutti quanti noi, ha colpito la città, ma ci sono altri casi eclatanti. Vogliamo che la città non dimentichi Alberto, non dimentichi la tragedia della sua famiglia, che ha colpito la sua famiglia, vogliamo che non dimentichi, soprattutto abbia la capacità di riflettere su quelli che sono le debolezze nostre di uomini, che non riusciamo a, ecco, noi, il libro di Walter Veltroni dice che l'acrobata, noi siamo tutti acrobati che camminiamo sul filo della ragione, e quando perdiamo quella ragione e quando ci fanno perdere, ci spingono giù da quel filo della ragione, poi avvengono le tragedie. Vogliamo che subito dopo non entrino i clown, vogliamo che quelle tragedie, non solo la città di Mesagna, ma tutti quanti noi, tutta l'umanità deve riflettere per conoscere e approfondire ciò che è stato, ciò che si poteva evitare e ciò che si dovrà evitare in futuro. Sindaco, a proposito di Mesagna che non dimentica, ci ha provato prima la giunta Sconosciuto, poi l'amministrazione in calza, adesso l'amministrazione Scoditti riuscirà a ricordare questo ragazzo? Riusciremo a ricordarlo in maniera
sostanziale e perenne, nel senso che stiamo facendo tutti i passaggi necessari dal punto di vista istituzionale perché lo stadio di Mesagne venga intitolato alla memoria di Alberto Guarini. È un altro atto significativo: quando ogni persona entrerà allo stadio e vedrà la targa di Alberto Guarini dovrà riflettere e sentire l'avvenimento sportivo come tale e non già come propedeutico ad eventuali altre prossime tragedie. Grazie. Presidente, questa fondazione, diceva prima lei, è in mezzo alla città, vive la città, l'ha fatta in maniera discreta. Questa città vuole consegnare, probabilmente, almeno su questo sta discutendo oramai da qualche tempo, lo stadio comunale alla memoria di Alberto Guarini. Sì, io non voglio entrare nel merito di questa questione. La fondazione e la famiglia Guarini, posso testimoniarlo, io non ha chiesto nulla, non ha chiesto. C'è stata una delibera effettuata dalla giunta sconosciuto in merito a questo fatto e una determina effettuata dalla giunta in causa, l'ultima giunta che c'è stata, sempre in merito a questo fatto. Noi siamo stati avvertiti, a Bruno è stato chiesto di poter intestare lo stadio d'Alberto, però poi a tutt'oggi non si è fatto nulla, non so che cosa accadrà. Noi stiamo in disparte, è evidente che a noi fa piacere sia alla fondazione che alla famiglia Guarini intestare lo stadio d'Alberto, siamo pronti a concorrere sotto tutti gli aspetti a un'iniziativa di questo genere, però non vogliamo forzare niente e nessuno. Il monologo teatrale che io ovviamente ho letto un paio di volte, perché poi si legge in un quarto d'ora e 20 minuti, rispecchia tutte le sensazioni, tutte le emozioni, tutti i sentimenti che si sono provati in quelle ore allo stadio Essel di Bruxelles. Io personalmente non sono andato per motivi di lavoro, ma ero già andato altre volte insieme a Bruno, insieme ad Alberto, per assistere a queste partite. L'ultima era stata ad Atene per assistere a Amburgo-Juventus, quando la Juventus ha perso 1-0. Abbiamo voluto rievocare 25 anni, perché sono passati 25 anni, però purtroppo quella è stata l'ultima partita, come ha scritto Veltroni, allo stadio Essel, perché poi lo stadio Essel è stato tutto rifatto e si chiama adesso stadio Baldovino, in onore al vecchio re del Belgio. E di fatto però lo stadio non era adatto ad ospitare quella partita, e i ricordi che noi abbiamo, anche se io indirettamente conosco questi ricordi, non sono belli per quanto riguarda lo stadio, al di là poi di quello che è successo, che è noto a tutti, non sto qui a rievocarlo chiaramente. La fondazione in tutti questi anni si è occupata del ricordo di Alberto attraverso varie iniziative, sia di partenariato con altri enti, sia di assegnazione di premi di studio, borse di studio, tornei. Tuttora facciamo il memorial di tennis e il memorial di calcio intestato ad Alberto. Abbiamo assunto poi altre iniziative, quindi in questi 25 anni siamo stati presenti, devo dire però con voluta discrezione, in mezzo alla collettività di Mesagne e anche della provincia e della regione, perché siamo andati anche all'Università di Lecce, ripetutamente. 25 anni da quel giorno, che è impresso nella tua memoria, sicuramente scolpito nella tua memoria, non soltanto per il momento personale della famiglia, ma anche per quei momenti tragici. Oggi Walter Veltroni presenta un libro, un monologo che tu, Bruno, hai letto. Quali sono state le emozioni che hai provato quando leggevi quel libro? Beh, mi pare che sono emozioni inenarrabili, non si può esprimere un sentimento così profondo, insomma. Sono rimasto emozionato al punto che non mi vergogno di dire che ho pianto ancora. Io mi permetto di chiederti quelle sensazioni di quel momento, di quei giorni, raccontaceli se puoi. È pesante, è una cosa incredibile, è inutile rivangare quei momenti drammatici, aver perso mio figlio in quella baraonda e non trovandolo, ho intuito che si poteva trattare di una tragedia. Naturalmente sono svenuto anch'io, mi hanno soccorso, dopo che mi sono riavuto l'ho cercato e l'ho trovato. Ho avuto il coraggio di mettergli nella camicia la carta d'identità perché lo si potesse riconoscere. Dopo sono svenuto e l'ambulanza, la Croce Rossa, mi ha preso, mi ha portato in ospedale, sono rimasto 2-3 giorni.
poi mi hanno raggiunto gli amici più cari, mio fratello che non c'è più e il professore Calò, il mai dimenticato professore Calò, sono gli unici che sono venuti a Bruxelles. L'ultima partita si chiama anche questo libro, tu da allora hai avuto più il coraggio di ritornare in quello stadio? No, ma lì proprio no, io seguo ancora il calcio attraverso la televisione e non vi nascondo che quando vedo una partita della Juventus è come se avessi mio figlio a fianco, mi crea ancora un'emozione profondissima. Grazie.